Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel quarto episodio a questo punto della riproduzione delle Fogone. Ho iniziato questo video mentre ne sto facendo un altro tipo delle robe della fiera perché stanno succedendo cose strane. Archimeda, e beh, là c'è Bob. Ciao Bob. Sta continuando a scavare. Si vedono un po' i rigonfiamenti delle uova. Infatti sono 2 giorni che l'ho toccata un po' sotto e ho visto che aveva dei rigonfiamenti causati probabilmente dalle uova. Infatti se guardate, se toccate sotto la pancia della Pogona quando è incinta, vedrete che si sentono un po' le uova. Le ha fatte neanche un mese fa e sta scavando, quindi dovrò mettergli una nuova vaschetta per la deposizione. Andremo a metterla questa volta con dei trucioli di cocco che adesso vi faccio vedere, perché secondo me è più fattibile mettergli dei trucioli di cocco. Domani dovrei andare in fiera a Milano e quindi magari ne prendo un altro pacco, anche perché questa qua non basta. Allora la mettiamo sicuramente qua perché l'altra volta l'avevamo messa qua, qua c'è Archimeda. Le uova sono ancora qui in incubatrice. Come pensavo. L'uovo è tipo pieno, 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 pieno. Cioè non si vedono spazi bianchi, cose così. Se fosse stato, diciamo, non fertile, si sarebbe visto solamente del giallo. E comunque se si guarda bene si vede anche del rosso tutto qua. Quindi nulla, questo qua è sicuramente fertile. Non li vado a sperare tutti, ovviamente, perché sarebbe inutile. Adesso volevo sperare un attimo una che sembrava abbastanza mezzo slug. Ah no, forse qua è venuto meno tipo l'uovo, non lo so, boh. Però si vedono lo stesso delle vene dentro. Non è pieno come l'altro, vedete, infatti, come vi dicevo prima, però in teoria dovrebbe essere fertile anche questo. Qualche giorno fa, di preciso penso 3 giorni fa, la Pogona, quindi Archimede, ha fatto le uova dentro la ciotola del cibo. E non so come mai, non mi ricordo se ho fatto delle foto, ma non penso. Le ho fatte solamente dopo averle pesate e messe nella vermiculite. E le uova, in pratica, sono queste qua. Allora, inizialmente erano praticamente tutte ammosciate, completamente ammosciate. Ecco, infatti, le ha fatte il 6 aprile. Quindi sì, qualche giorno fa, anzi di preciso 3 giorni fa. E erano tutte praticamente ammosciate come quella lì in mezzo. Ciao a tutti, allora è da un po' che non faccio aggiornamenti ed è il 23 aprile. Le uova le hanno deposte tantissimo tempo fa e sono passati più di 45 giorni dalla prima deposizione. La seconda deposizione sta andando a Dio. Non ho ancora sperato bene le uova, ma bisogna sperarle e vedere se comunque sono fertili, ma probabilmente lo sono perché sono veramente belle. Adesso stavo un attimo controllando le uova vecchie. La speratura si vede dentro, adesso no, è una cosa spettacolare, si vede dentro l'embrione che si muove proprio. Si vedono le zampine della Pogona, sono praticamente pronte e a breve dovremmo allestire questo terrario qua come diciamo terrario momentaneo per tenere tutte le Pogone prima che vengano cedute. Le uova sono schiuse e purtroppo non ho fatto la ripresa. E guardate qui, sono bellissime e sono tutte schiuse tranne una, se non sbaglio, quella lì. Queste qua sembravano più grosse, non sembrano. Ah, forse sì, là c'è qualcosa. Dopo guardiamo. Allora, adesso dobbiamo fargli il terrario, anche perché non me l'aspettavo un accesso adesso. Il termostato l'ho solamente poggiato così per vedere se funziona. Dividiamo un po' i contatti e colleghiamo la spina che è bella lunga, la colleghiamo qua sotto. La colleghiamo se non esplodiamo. Oh, non è esploso niente. E qua segna 26 gradi e 1 e sta andando. Quindi bisogna solamente chiudere questi due collegamenti e basta. Adesso si è accesa quella lampada lì di prova che avevo messo ed è un UVB che sarà quella che poi andrà messa alle Pogone.
E qua adesso arriva il momento godurioso. No, dimmi che c'è perché. Ok. Ah, il termostato spellicolato. E nulla, adesso impostiamo. Quindi hanno un range di temperatura da 29 gradi a 31 gradi. E quindi adesso quello che manca è la pulizia di questo terrario, che alla fine bisogna solamente passare un attimo l'aspirapolverina qua dentro. E poi i vetri li pulirò domani e togliere queste due scatole qui. Allora, ho messo questa pietra off camera e anche questa, e sì, praticamente serviranno le poligonali per fare basking, eccetera, ma principalmente lo faranno qui, qui magari ci andrà la lampada UVB. Penso che per non saperne leggere né scrivere stanotte gli metterò una lampada in ceramica per mantenergli comunque 30 gradi, essendo la prima notte. Le metto tutte in un phonobox, le contiamo e poi le mettiamo a posto. Forse farò così, apro qua e probabilmente uscirà, ecco, lo sapevo. Infatti, giustamente come pensavo, sono uscite tutte come delle pazze. Qua ce ne sono un po' e c'è un uovo che ancora non si è chiuso e anche quest'altro. Vediamo tutte le uova. C'è già una incavolata nera. Le prime 12 ce le abbiamo. Vai, andate, correte, piccole pogone, correte. Il terrario in cui adesso sono tutte e in teoria dovrebbero nascere tutte 24 è 100 per 60, se non sbaglio, per 80 di altezza, quindi è enorme. Però la loro zona è solamente questa qua e permette anche di avere una buonissima areazione. Le altre sono essenzialmente queste qua e sono, se non sbaglio, tipo due nate, una cosa. Queste qua sono tanto tanto veloci. Una. Sono talmente tanto pazzoidi che riescono ad arrampicarsi sopra questo robo qua e ad uscire, quindi dopo le riconterò per rassicurarmi che nessuna sia uscita mentre stavo prendendo le altre. Lei è la mamma e questo è il baby. Quella, questa qui è quella che volevo uscire prima. Allora, ragazzi, ho messo la lampada UVB e una cosa strana che ho notato, allora. È che ho buttato. Allora, ho messo l'insalata là e c'è una pogona che sta lì e la osserva, non so cosa stia facendo. E poi ho provato a buttare dentro due blattine di queste qua di INEF che mi sono nate, che poi comunque mi dovranno arrivare le blatte nuove in settimana e spero ci siano dentro blattini. Ma comunque ho anche ordinato i tanti tanti grilli piccoli per i felsuma. E quindi eccole. Ho trovato delle battine. La farm di cibo gratis per pogone, guardate. Devono camminare in pratica.
croce. Quella lì prima ho mangiato, l'ho vista. Adesso la sto osservando. Dovrei già dargli del latte col calcio, ecco, vedete? E se la mangia così. E basta, nulla. Comunque volevo farvi vedere sta roba. Questa qua se ne sarà già mangiate due. E poi ho visto qualcun'altra che le mangiava. Quindi magari proviamo lì. Sono nate già tipo le due o tre che erano qua dentro ieri sera che stavano nascendo. L'ho messa stamattina. E anche due da là dentro sono nate. E o tre se non sbaglio. Vabbè, comunque adesso ne è nata una. E ne sta nascendo anche un'altra, credo. Sì, infatti. Anzi no, non lo so. Vabbè, comunque qua ce n'è una. Corri. Sì, questa qua è bellissima. Questa qua è stra carina. È proprio bella rossa. Vabbè, qua ce n'è un'altra che non so se sta uscendo. Devo dire che ha fatto successo il tronco. Sì, ha fatto successo. Sono tutte là sopra. La sera si mettono tutte qua. E comunque le ho ricontate tutte e sono 19 in totale. Infatti là ce n'è un'altra, la 19esima. E nulla. Comunque sì, sono 19 in totale. Quindi ragazzi, penso che questo video possa essersi concluso qui. Noi ci vediamo nel prossimo aggiornamento, che sarà l'episodio 5, aggiornamento dei baby, aggiornamento riguardante soprattutto le uova che dovranno schiudersi, che sono praticamente la seconda covata che avete visto in questo video, e magari anche una terza covata, non lo so, speriamo di no, perché sennò mi ritrovo infestato da fogone, anche se lo sono già in realtà. E sì, ci vediamo quindi col prossimo episodio, che non so quando uscirà, però uscirà quando, sì, a caso. Vi ricordo che qua sotto nella descrizione trovate il link di Inef, che è praticamente lo sponsor del canale, con il codice Exotica. All'interno del loro sito Exotica tutto minuscolo, tutto attaccato, otterrete un codice sconto del 10% sui vostri acquisti, quindi utilizzatelo quando andate a fare, diciamo, la spesa da Inef per i vostri insetti, magari settimanali, mensili, cose del genere. Trovate anche il link di Instagram, di Telegram. Iscrivetevi al canale banalmente per supportare il canale, lasciate like a questo video per supportare la serie. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, che sarà non so quando, e nulla.